Si sta diffondendo una crescente sensibilità nei confronti della riqualificazione, conservazione e restauro degli edifici storici in chiave ecosostenibile, ma Progress vuole dare una visione più ampia di restauro dello storico, che spazi dal concetto dell'oggetto a quello del paesaggio. A parlarci del rapporto tra sostenibilità e restauro è Federico Gurieri. Dunque, il rapporto tra sostenibilità e restauro è un rapporto piuttosto delicato, perché intanto si tratta di un concetto piuttosto recente e che viene utilizzato molto spesso anche un po' fuori luogo e senza il necessario approfondimento. Dico questo perché basta leggere tanti bandi di concorsi per incarichi di progettazione, dove quasi sempre, ormai è diventato un invariante, si legge che il progetto dovrà rifarsi ai concetti della bioclimatica, dell'architettura bioclimatica o della sostenibilità ambientale e dell'utilizzo di fonti rinnovabili. Ora, questo applicato ad un restauro, non so, di una villa del 600 è difficile, anche perché, voglio dire, già la stessa villa del 600 era stata costruita secondo quei concetti di architettura bioclimatica, che magari funzionano molto meglio di quanto non siano possibili in un edificio contemporaneo o di recentissima costruzione, per cui bisogna sempre valutare quale sia la prevalenza tra il principio della conservazione e della tutela e quello della sostenibilità. E in questo senso io ritengo che oggi bisogna fare attenzione per valutare bene e modulare questa integrazione e ritengo che al di là dell'utilizzo di alcuni materiali e tecnologie si debba in buona parte integrare questa risposta con un'impiantistica adeguata e sempre più specializzata.